Il premio letterario Il Borgo Italiano 2023 approda a Matera. Sullo sfondo c'è la Martella, che sabato 8 luglio si animerà nel segno della cultura e dello spirito di comunità. L'iniziativa è stata presentata nella Sala Mandela del Comune di Matera. Quest'anno il premio letterario Il Borgo Italiano, edizione 2023, è a La Martella. L'edizione quest'anno prevede tanti eventi, come tutti gli anni. Ci sono tanti autori che parteciperanno ai vari eventi culturali che abbiamo organizzato e ci sarà la cerimonia di premiazione in serata, dove premieremo tutti i vincitori delle varie sezioni in gara del premio letterario di quest'anno. Come sempre tutti gli anni vogliamo dare grande risalto al borgo che ci ospita, quindi La Martella, e abbiamo organizzato insieme all'Associazione Amici del Borgo di La Martella una serie di momenti e di eventi dedicati al borgo, tra cui la crapiata, l'assaggio della crapiata. Quindi in piazza nella serata verrà organizzata una cena con la degustazione di questo piatto tipico di La Martella e non vedo l'ora di assaggiarlo. Noi abbiamo accolto con molto entusiasmo appunto questo evento. Questo ci riempie di orgoglio perché è quello che ci siamo prefissi all'inizio del nostro percorso, pensando e dicendo che La Martella, nel senso buono, non deve subire la cultura, ma deve essere anche portatore di cultura nella nostra città. Settima edizione del premio letterario Il Borgo Italiano, che gira i vari borghi in tutta Italia, i borghi più belli d'Italia, e si unisce al 70° anniversario del nostro borgo La Martella, quindi 770, ci sono anche dei simboli legati ai numeri in questa sinergia. Come Comune di Matera siamo molto contenti, abbiamo supportato questa collaborazione, che dentro ha non solo la letteratura e i libri, ma anche l'enogastronomia, l'artigianato, e punta a far conoscere nuovi autori e anche a unire territori diversi di tutta Italia, facendoli conoscere al meglio.